vita post-Covid, gli italiani pronti al cambiamento. IREN, la sostenibilità è parte integrante del piano industriale. La pandemia mette in crisi le vecchie abitudini e apre a nuove forme di mobilità, tanto che un italiano su due è pronto a cambiare marcia nei prossimi 10 anni. È la fotografia al 2030 dell'Italia in movimento scattata dall'osservatorio Change Lab Italia 2030, realizzato da Groupama Assicurazioni. Inclini al cambiamento sono i giovanissimi, tra i 18 e i 25 anni, e il trasporto condiviso non spaventa più. Più di 6 italiani su 10 infatti si dichiarano pronti al car sharing. Ogni cambiamento però porta con sé sempre dei rischi ed è qui che il sistema assicurativo può fare la differenza. Anche in Italia prende piede il concetto di mobilità multimodale e di assicurazione flessibile. Stiamo preparando una soluzione assicurativa in grado di seguire la persona in tutti i suoi spostamenti, a piedi, con veicoli di proprietà o in sharing, e non solo il singolo mezzo di trasporto. E mentre gli italiani sognano città più green, con piste ciclabili e automobili 100% elettriche, l'effetto Covid sulla mobilità già si fa sentire. Si sta verificando che nelle grandi città c'è uno spostamento verso la mobilità ciclopedonale, se non altro perché gli spostamenti si sono ridotti come lunghezza, no? Facciamo più vita di prossimità, facciamo più attività didattica e lavorativa dalle case. Nei luoghi più dispersi del paese, nelle città più piccole, forse è il contrario. Passare dalle parole ai fatti però non è mai cosa semplice. Gli italiani post pandemia dunque sono realmente pronti a cambiare le proprie abitudini? Il post pandemia dipenderà molto dal periodo in questo momento che è quello più propizio, perché se capiamo che i vaccini, la vaccinazione andrà a buon fine, si aggiungerà anche un altro elemento positivo che è la speranza. La nostra compagnia, da sempre attenta ai bisogni emergenti, è pronta a sperimentare nuove strade per andare incontro alle nuove esigenze del consumatore moderno, con servizi diversificati e personalizzati su misura, con uno sguardo sempre attento all'innovazione. 350 milioni di euro di investimenti nella multi-circle economy, ovvero la visione industriale a lungo termine del gruppo IREN, focalizzata sull'uso consapevole ed efficiente delle risorse in tutte le aree di business. Raccolta differenziata cresciuta nel 2020 al 69,3% nei territori serviti dal gruppo, riduzione del 3% dei prelievi di acqua dell'ambiente e 612 nuove assunzioni, di cui oltre il 50% under 30. Sono alcuni dei dati contenuti nel bilancio di sostenibilità 2020 di IREN, che rendiconta le performance economiche, ambientali e sociali del gruppo. Un importante sviluppo che rafforza ancora di più la nostra identità oramai riconosciuta di gruppo leader nazionale nel campo dell'economia circolare. Un'attenzione costante ai nostri territori che si è concretizzata quest'anno con un dividendo generoso e un incremento del 2,7% rispetto all'anno precedente. Forte l'impegno del gruppo nella decarbonizzazione, energia elettrica da fonti rinnovabili, cogenerazione ad alta efficienza, valorizzazione della materia rifiuto. Progetti specifici che vanno dall'illuminazione pubblica alla mobilità elettrica, passando per l'efficienza energetica di edifici e servizi, hanno consentito al gruppo di ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività. Un dato particolarmente significativo sono gli investimenti, quasi 700 milioni di euro, in crescita di oltre il 30% rispetto allo scorso anno. Da sottolineare anche la qualità degli investimenti, tutti pienamente coerenti con gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine che in maniera molto ambiziosa ci siamo posti con il nostro piano industriale.